Amici di Made in Vino, ciao, siamo qui con l'amico Filippo Burioli e stiamo a degustare Anarchos, un vino della Puglia 2011, un vino di 13 gradi di medio corpo, un bel vino rosso. Andiamo a assaggiare, Cristian. Allora, bello, rosso, rovino, impenetrabile, primitivo, negramaro, malvasia, sono dei vitini molto molto colorati e lo vediamo anche nel bicchiere. Bellissimo colore. Bella consistenza, questi riflessi violacei classici del vino nuovo. Sì. E andiamo a sentire un altro. Certamente. Beh, direi un bel frutto. Un bel frutto rosso, maturo, addirittura oserei dire quasi un frutto cotto al forno. Bravo. Perché è molto intenso questo frutto, sì, riporta quasi ai tratti del vinoso, quindi ai tratti dell'uva. È un vino che invita tantissimo a bere, infatti è quello che andremo a fare. Pronto. Secco, abbastanza caldo, non sembra un vino della Puglia, ragazzi, sembra un vino più incentrato sull'eleganza, non mi aspettavo un vino così interessante. Una qualità fine. Molto, molto, molto fine. Potremmo dire anche, Filippo, di questo vino che, riprendendo il nome, Anarchos, uscendo fuori dagli schemi, che potremmo berlo in aperitivo. Assolutamente sì, 12-14 gradi, un bel aperitivo, lo portiamo avanti durante tutta la cena. Magari abbiniamo un caprino all'aperitivo che potrebbe essere fantastico. Un vino della Puglia che non pare un vino della Puglia, è un vino molto molto fine, provatelo ragazzi perché una meraviglia, mi stupirà. 12-14 gradi la temperatura di servizio, amici di Made in Vino, cin! Cin!